Ciao ragazzi, benvenuti nel mio canale. Dopo tanto tempo mi sono trasferita dalla città, mi sono trasferita in campagna. Ora sta piovendo, ma vi voglio far vedere la mia casa. Sono un attimino distrutta. Sì, molto lavoro, muratori che vanno e che vengono. Questa è la casa com'era prima, praticamente era già un po' arredata, era arredata da campagna, ma stabilendomi qua è logico, ho cambiato tutti i mobili. Nelle pareti ho fatto un trattamento anti-muffa, praticamente i muratori hanno fatto tre mani, non so di quale prodotto, mi hanno assicurato che non ci sarà mai più muffa, speriamo che sia vero, perché prima un po' di muffa c'era, quindi andandoci a abitare è logico che l'ho rimessa a nuovo. Queste sono tutte cose vecchie che vanno comunque via e poi comincerà l'arredamento vero e proprio. Questa è la cucina. La cucina l'ho lasciata perché l'ho usata pochissimo, tra l'altro era nuova, poi la vedete meglio. Questa era la camera da letto, com'era. Ok, qua i mobili ne avevo già tirati via. Comunque queste cose vanno tutte via. Rimangono queste finestre che non sono molto grandi, però sono da sistemare e riordinare. Questo letto va via, verrà il letto nuovo, anche se quel letto era molto antico. È anche un peccato buttarlo via. Allora, entriamo e questa è la casa. Prima era in un modo, adesso è in un altro. Quindi tengo un attimo aperta la porta. Questo è l'esterno che avete visto. Ho creato questo angolo. Qui c'è il telefono qua dietro. Quindi questo angolo con lo specchio. Questa è la mia entrata. C'è un lettino perché ho un nipotino che ha 6 mesi, quindi quando viene qua praticamente doveva essere il suo lettino da metterlo appunto dentro anche per dormire, invece è un ripostiglio per i giochi perché lui là dentro non c'è mai stato. Allora, questa è l'angolo dell'entrata, questa è la cucina. Per il momento sto ancora sistemando, mi sto facendo un po' da mangiare, quindi cucina. Di qua c'è la camera da letto, è un po' buia ma perché è da fare le finestre, dobbiamo rifare le finestre, metterle più grandi, stiamo aspettando i permessi. Per il momento la camera è sistemata così, sopra poi faremo ancora delle stanze. Andiamo dall'altra parte, quindi siamo entrati da qui, arriviamo nella sala, in questo angolo qui c'è questa sala ancora e mi sono creata per il momento, come vi ho detto prima perché sopra dobbiamo fare delle stanze, mi sono creata il mio angolo di lavoro. Lavoro qui, lavoro col PC e ci lavoro qua e sinceramente sto anche bene, nessuno mi disturba, questo è il mio angolo. Ok, da qui si va in bagno, c'è un corridoio e questo è il bagno, è grande perché comunque questo bagno è molto grande, la doccia è grande, ci stanno 2 persone per farvi capire quanto grande è la doccia e questo è il bagno. Poi di qua c'è un ripostiglio dove c'è il casino, nel senso lavatrice, lavanderia, dove metto le cose, i barattoli, le cose che non mi servono. E questa è la mia nuova casa. I miei quadri li ho sistemati un po' ovunque. Cosa dite? Vi piace? Da com'era prima a com'è ora? Vi piace? Lasciatemi nei commenti e seguitemi naturalmente. Ciao ragazzi, vi auguro una felice giornata, vi auguro una vita serena e io mi godo un po' la campagna. Ciao, a presto!